Situata in uno dei borghi più caratteristici di Valdobbiadene, poco distante dal centro e in una zona tranquilla, la casetta è una soluzione ideale per trascorrere alcuni giorni di relax nel centro del territorio candidato UNESCO. Martedì 25 luglio, Alfia, proprietaria e direttrice del progetto, ha aperto le porte della casetta per poterla ammirare nel suo splendore. La casetta è una casa vacanze. È una casa che io ho pensato proprio in ragione di una vacanza all'insegna della familiarità, della tranquillità, e dove le persone si possono sentire in vacanza però a casa. E a Valdobbiadene questo secondo me è bellissimo, perché merita sentirsi a casa a Valdobbiadene. Parliamo di turismo, che cos'è secondo te il turismo? Il turismo è un'opportunità di tipo sociale, è un'opportunità di tipo economico, è un'opportunità soprattutto di crescita interiore. A me è dato la possibilità di conoscere un sacco di persone da tutto il mondo, siamo diventati amici, ma soprattutto sono diventata amica di un gruppo di ricettivo che c'è qui a Valdobbiadene, e con cui collaboro tantissimo e che sta crescendo, sta portando avanti questa riqualificazione del nostro territorio, soprattutto anche dal punto di vista di crescita della conoscenza del nostro territorio, che non è solo prosecco, è anche accoglienza, è anche natura, c'è un mondo da scoprire dalle nostre parti. Un mix di semplicità, buon gusto ed accoglienza fanno della casetta meta stessa di un viaggio all'insegna del turismo di qualità. Quando accolgo i miei ospiti mi piace comunque dare le informazioni che sono per rendere la loro vacanza più semplice, più agevole. Non so parlare molto bene le lingue, però vedo che riescono a capirmi, e infatti su questa cosa qua cercherò di lavorare di più. E i turisti come rispondono? Beh, direi veramente bene. Diciamo che quando entrano in casetta la sorpresa è quella di vedere un ambiente che non si aspettavano, quindi una familiarità. Dicono tutti che sentono veramente il calore con cui l'ho creata. Poi questo calore io cerco di trasmetterlo poi anche per quanto riguarda il territorio, perché io sono innamorata di questo territorio. E così do tutte le informazioni dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista della strada del prosecco, dal punto di vista della natura, ma anche enogastronomico, perché in fondo loro vengono qui anche per assaggiare non solo il vino, ma anche tutte le nostre prelibatezze.